Se dovessi trovare il minimo comune divisore di tutti gli sport, siano essi nuoto, corsa, bici o triathlon, sicuramente la prima cosa che mi viene in mente è la fatica. La fatica che può dipendere da tantissimi fattori, dal tipo di sforzo, dalla lunghezza dello sforzo, dal nostro grado di allenamento, ma il fattore che voglio trattare oggi è un fattore molto importante che accomuna tutti gli sport di tutto il mondo, ovvero il respiro. Una buona respirazione aiuta a gestire ed affrontare molto bene la fatica, ma soprattutto sposta nel tempo l'insorgere di questa bruttissima sensazione. Oggi voglio parlarvi di un muscolo che regola la respirazione e che è a volte un pochino sottovalutato nella prestazione totale di un atleta, sia un atleta di nuoto, di triathlon, di corsa o di bicicletta. Sto parlando del diaframma. Che cos'è il diaframma? È un organo, un muscolo del tronco, che divide esattamente in due il nostro tronco. Lo divide dalla parte alta, da cuore e polmoni, nella parte bassa, da tutto l'apparato digerente, reni e quant'altro. Insomma, questo muscolo, la cui funzione è diciamo intrinseca nel nome, divide le due grandi masse di organi, quindi quello cardiopolmonare da quello digerente e dai reni, ed è fondamentale nella respirazione perché la sua mobilità e la sua elasticità aiutano la respirazione e di conseguenza anche la dilatazione della cassa polmonare. Un diaframma contratto è un diaframma poco elastico che ha ridotto la sua capacità di estendersi e di contrarsi in modo da favorire l'apertura e la chiusura dei polmoni, con la conseguenza entrata e uscita di aria. Un atleta che ha questo problema avrà sicuramente problemi nella fase espiratoria, con un conseguente affanno repentino e questa sensazione di dover sempre incamerare aria, quando invece in realtà i polmoni sono già pieni e quindi si va incontro, come dicevo, a una respirazione sbagliata e di conseguenza a un repentino affanno. Un piccolo trucco utilizzato da molti atleti per aumentare la capacità elastica del diaframma è quello di fare un massaggio a questo muscolo. Come si fa? Adesso mi alzo in piedi e ve lo faccio vedere. Dunque, si prendono le mani e le posizioniamo sulla parte alta delle costole, cioè con il palmo posizionato sulla parte alta delle costole. Con le quattro dita, eccole qua, andiamo a cercare l'ultima costola, eccola, e spingiamo verso l'interno, rilassando il muscolo, eccolo qua, verso l'interno e verso l'alto. Esattamente in questo modo. Questo tipo di esercizio deve essere fatto quando si ha una buona respirazione, cioè quando la nostra respirazione è abbastanza costante e rilassata. Se seguirete questi piccoli consigli e se imparerete a fare il massaggio che vi ho fatto vedere nel modo corretto, sicuramente la capacità elastica del vostro diaframma migliorerà e voi migliorerete nella respirazione e soprattutto nella gestione della fatica, che è molto importante. Bene ragazzi, per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video e buon allenamento. Ciao!